Ha scoperto di avere delle doti sensitive. Alessandra Musarella, di professione, dirige un asilo nido a Cerveteri, ma la sua passione è forte, ovvero quella di ricevere messaggi da chi è nell'aldilà. Ma come lo hai scoperto? Ero molto piccola e dormivo già con la luce accesa, il televisore acceso, perché sentivo delle ombre, vedevo delle ombre e sentivo delle voci. Poi, grazie a mio padre, che ha cominciato un percorso spirituale molto profondo di fede, ho capito di avere il dono di poter comunicare con chi non c'è più e ci rimane comunque accanto. Nel suo libro, che presenterà a Cerveteri il 30 novembre, ci sono molti racconti, uno dei quali riguarda suo marito. È stato in coma e quindi è stato uno stato di incoscienza in cui ha visto, sentito delle cose che ho già scritto molte volte anche io. Il mio messaggio principale è dire che la morte non esiste, è soltanto un passaggio, e che sono vivi e rimangono accanto a noi fino a quando noi riusciamo a raggiungere loro nella luce. Ad organizzare l'evento sarà l'assessorata al commercio del comune di Cerveteri. Romina Simeone ha sposato l'iniziativa. Quando ho sentito parlare di questo libro, ho subito voluto una copia e praticamente l'ho già quasi finito. La cosa, diciamo, bella di questo libro è proprio il modo in cui è stato scritto, molto semplice, e si sentono proprio le verità di questa ragazza, ed è anche molto commovente. Ed è, diciamo, leggero, e quando leggi questo libro senti le emozioni che questa ragazza ti trasmette, che Alessandra trasmette. È che spesso questi doni escono fuori quando si iniziano dei percorsi interiori, e quando inizi un viaggio dentro te stessa sicuramente questo dono serve per capire come superare alcune difficoltà. 30 novembre alle ore 17, aula consigliare Le Granarone, vi aspettiamo, e ci sarà anche Luciano Ridolfi, assessore alle attività produttive e sviluppo economico, il quale ha sentito molto questo tema e ci ha appoggiato in pieno, e lo ringrazio.